Finalmente ho mezza giornata libera e piove. Vabbè, me ne sto in veranda. Ciao Ce ne stiamo in veranda, mostro. Che dici? ragazzi, oggi voglio assaggiare insieme a voi un pasto disidratato che ho trovato all'Eurospin, questa pasta Tex-Mex. L'idea mi è venuta guardando i video dell'amico Giuseppe del canale Wilderness Calling, che ha provato i pasti disidratati di Decathlon. Questa tipologia qui è leggermente diversa, vediamo se riusciamo a fare un confronto. In 160 grammi di peso abbiamo 360 kcal, un valore energetico sicuramente inferiore a quello dei pasti in busta che sono pensati in modo specifico per l'outdoor. Dovrebbe essere, se non vado errato, circa la metà del contenuto energetico che dovrebbe avere un pasto completo. Per preparare la pasta bisogna versare il contenuto della busta nell'acqua bollente, 500 ml. E cuocere a fuoco medio senza coperchio per 8-9 minuti circa, mescolando di tanto in tanto fino all'assorbimento dell'acqua. Qui troviamo un'altra differenza con i pasti specifici per l'outdoor, tipo Trek & Eat o Decathlon, che si reidratano direttamente nella busta e hanno bisogno di quantità minime d'acqua, circa la metà di quella che richiedono invece questa tipologia di buste. Per cucinare la pasta utilizzerò questo fornello ad alcol che c'è stato gentilmente fornito dalla Overmont, ditta che commercializza prodotti per l'outdoor, lo sport e il campeggio. Vi lascio in descrizione il link del fornello e il link della loro pagina Amazon dove potete visionare tutti i loro prodotti e vedere se c'è qualcosa che vi piace. Abbiamo il supporto per la pentola, il fornello con un, chiamiamolo, cappuccio rompifiamma, il tappo ed il fornello stesso. Con l'esperienza ho imparato che bisogna mettere sempre un po' meno acqua rispetto alla quantità che è indicata sulla busta, altrimenti la pasta è cotta e l'acqua non è evaporata tutta, e quindi non vi fate la pasta, vi fate la minestra. Ci siamo, tempo di ebollizione è 13 minuti circa. L'odore non è male, odora di spezie messicane. La cottura è perfetta, effettivamente 400 ml d'acqua sono più che sufficienti. Se ne avessi messi di più sarebbe venuta più acquosa. È leggermente piccante e piena di pezzettini di verdure o cose che sembrano tipo peperoni. Sa praticamente di peperoncino, di pomodoro e di peperoncino, senza essere però troppo piccante. Ti lascio mangiare, via. Una roba dignitosa, confermo quanto detto in precedenza sui pasti in busta dell'Eurospin. Ovviamente si tratta di un pasto disidratato in busta e non è come la pasta asciutta della nonna. Ovviamente va preso per quello che è, qualcosa da utilizzarsi quando andiamo di fretta o quando siamo in situazioni dove il peso e l'ingombro vanno controllati. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Fatemi sapere se anche voi utilizzate pasti disidratati durante le vostre uscite e soprattutto quali. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordate di seguirmi anche su Instagram, come al solito vi lascio tutti i link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, un saluto e state bene.